Bentornato Gooder, bentornata. Mi avvio a terminare questa decade parlando di protocolli ed indirizzi IP. Hai compreso già come creare e utilizzare una rete informatica, permettendo così uno scambio di bit all'interno della stessa tra i vari dispositivi. Ma come dialogano questi dispositivi? Esiste un metodo che consente ad ogni dispositivo di dialogare con gli altri è definito protocollo internet, ossia una serie di convenzioni, accordi, di regole che permettono di realizzare un qualcosa. Questo qualcosa è la trasmissione di bit appunto tra i vari dispositivi. In pratica vengono identificati i metodi che tutti i dispositivi devono adottare affinché la comprensione il dialogo reciproco venga realizzato la standardizzazione del metodo permette di trasmettere e ricevere in modo tale che tutti i dispositivi anche diversi e programmi dissimili e prodotti da aziende più disparate possano interagire costruttivamente interpretando nello stesso modo i bit trasmessi, quindi anche se la tecnologia costruttiva dei dispositivi è diversa oppure il linguaggio di programmazione nella realizzazione dei vari programmi è diversi, comunque sfruttando questi protocolli standard si permette la trasmissione di bit. Il metodo di trasmissione è definito protocollo che ad oggi è utilizzato ed indicato con la sigla TCPIP. Sigla che indica Transmission Control Protocol ed Internet Protocol. Il protocollo TCP non farà altro che spezzettare e successivamente riassemblare l'informazione, quindi i file, i bit, in piccoli pacchetti, in modo da permetterne un più facile trasferimento. Nel trasferimento esiste naturalmente il mittente e il destinatario. L'IP, quindi l'indirizzo IP. Si occupa proprio di questo, ossia prendere in carico i pacchetti spezzettati che costituiscono il file originale e indirizzarli correttamente al destinatario. Alcuni dei dispositivi che dialogano su internet possono essere i vari computer, i telefoni, i vari tablet, modem router o ancora stampanti, fax, scanner o elettrodomestici anche, antifurti e molto altro ancora. La trasmissione delle informazioni non avviene però in un'unica soluzione, quindi spedizione arrivo, ma per diversi stati, stati che sono definiti livelli. Ogni livello può adottare un protocollo a sé, che naturalmente potrà anche essere diverso rispetto ad altri. Per capirci, immagina tu che devi parlare in italiano e trasmettere un'informazione ad un cinese. Puoi utilizzare un solo interprete diretto italiano-cinese oppure scegliere una soluzione alternativa passando per vari interpreti varie lingue fino ad arrivare a destinazione ecco diciamo che questi possono essere i vari protocolli attuabili e diversi l'un l'altro nel trasferimento dell'informazione che in questo caso sono i dati i file un po' articolata forse ma l'importante è giungere a destinazione tu non devi conoscere naturalmente il cinese. Così come ogni interprete, se vuoi, non deve necessariamente conoscere la lingua iniziale, quindi l'italiano, oppure quella finale, il cinese. È sufficiente che ogni interprete comprenda, conosca semplicemente la lingua che la precede e quella successiva, in modo da far sì che l'informazione oltrepassi il suo livello protocollare. Un'ulteriore variante può essere riferita ai vari programmi e varie tecnologie utilizzate nel trasferimento dei file, dei bit, dei dati, come l'HTTP, quindi la versione web, la posta elettronica, il trasferimento di file per caricare ad esempio dei siti su dei server, la tecnologia senza fili Bluetooth, wireless o quella cablata Ethernet e così via. Ogni tecnologia può avere un proprio protocollo in base al tipo di dato da trasferire. I software impiegheranno naturalmente diversi protocolli, ma alla fine l'importante è capirci. In fin dei conti il succo è che anche se vengono utilizzati e applicati protocolli diversi in base alle necessità d'uso di programmi, di tecnologie, l'informazione comunque deve giungere a destinazione in maniera corretta, a meno di errori che si possono naturalmente manifestare tra i vari passaggi o per motivi software o per motivi hardware. Come giungono? A destinazione le informazioni. Il dialogo tra i vari dispositivi, come descritto, sottintende delle regole. Una volta fissate le regole, è necessario individuare ogni singolo dispositivo affinché ogni dispositivo connesso all'interno di una rete domestica, privata o pubblica possa essere raggiunto dalle informazioni. Come è possibile individuare ogni differente dispositivo? All'interno di una rete? La risposta è apparentemente semplice: fornire ad ognuno dei dispositivi connessi un codice identificativo univoco per distinguerlo proprio dagli altri. Un po' come etichettare con nome e cognome un individuo per discriminarlo da un'altra persona. Non basta? Allora aggiungiamo un secondo o un terzo nome fino ad organizzare una lista completa di tutte le persone sulla Terra in maniera univoca. Altro esempio potrebbe essere il codice fiscale di una persona diverso da ogni altra, oppure, per semplificare ulteriormente, l'indirizzo del nostro appartamento. Se un edificio è composto da diversi appartamenti, ci sarà una via e un numero civico e poi l'interno. Il codice identificativo di ogni dispositivo è denominato indirizzo P, Internet Protocol Address. Esiste un'agenzia chiamata ICANN che è incaricata di assegnare gli indirizzi IP su scala planetaria. Ovviamente non esegue tutto da sola, ma utilizza altre organizzazioni per realizzare il suo mandato. Ogni volta che un tuo dispositivo, computer, cellulare, smartphone, tablet, si connette ad internet, o via cavo o senza fili, gli viene assegnato un indirizzo IP. In quel determinato momento e per tutta la durata della connessione è esclusivamente tuo, o meglio, del tuo dispositivo. Nessun altro utente internet in quel momento ne possiederà uno identico, altrimenti nasceranno conflitti. Quando due computer si devono scambiare i dati, si ha quindi a disposizione tutto quanto è necessario, ossia l'indirizzo IP del computer del mittente, il file da trasferire. Il metodo di trasmissione, quindi il protocollo. Ed infine l'indirizzo IP del destinatario, l'hardware ed il software si occuperanno di gestire il tutto. E tu, dalla tua scrivania, potrai semplicemente utilizzare il servizio. La tipologia di un indirizzo IP è definita in base alla sua versione. Cosa significa? Attualmente esiste una versione di indirizzo IP che sta zoppicando in quanto L'assegnazione di indirizzi vista l'enorme quantità di dispositivi connessi ad internet anche contemporaneamente è enorme. Questa versione è chiamata IP versione 4 32 bit. In pratica, un dispositivo è identificato da un numero che è strutturato da quattro gruppi di numeri del sistema binario. Ogni gruppo può essere compreso da uno o tre cifre per un totale di, numericamente parlando, valori compresi tra 0 e 255, con questa tipologia, quindi quattro gruppi di tre numeri massimo. Un esempio potrebbe essere 192.168.1.1, che tradotta naturalmente in bit, che è il linguaggio informatico, è questo. Quindi un totale di 32 bit appunto. Come vengono evidenziati? Questo gruppo corrisponderà a 192, questo gruppo 168, questo e quest'altro a numeri 1 in termini di bit. Con questa versione si riescono ad indirizzare 2 alla 32 dispositivi e quindi avere a disposizione 2 alla 32 indirizzi, che come puoi ben vedere è un numero molto elevato. Ma come ritorno a dire per l'enorme quantità di dispositivi connessi ad internet è entrato in crisi. La nuova versione che è alternativa appunto alla precedente utilizza ben 128 bit ed è definita come IPv6. È strutturata con otto gruppi di numeri del sistema esadecimale, ogni gruppo di numeri è compreso da cifre da quattro cifre che corrispondono numericamente parlando a valori compresi tra 00 e fffff che seguendo questa tipologia è così rappresentata. Ad esempio un ipotetico indirizzo i bit, il pv6 è così costituito, quindi 8 gruppi di cifre, ogni gruppo è composto da 4 cifre. Cosa significa questa stringa? Dalla tabella seguente possiamo ottenere informazioni migliori. Qui è rappresentata la colonna del gruppo decimale che corrisponde al gruppo binario così evidenziato, e il corrispondente valore esadecimale, quindi un ipotetico valore, appena rappresentato, 1342 corrisponde a 4 gruppi di bit corrispondenti alla cifra 1 3 4 2 oppure AC. 01 oppure ancora B87 B, e così via per un totale di 128 bit. La corrispondenza numerica, ripeto, la puoi realizzare seguendo questa tabella. In questo caso il numero di dispositivi indirizzabili è ben 2 alla 128 e per il momento diciamo che è sufficiente. In quanto navigatore o navigatrice non devi preoccuparti di scegliere quale protocollo utilizzare, in quanto la migrazione dal vecchio sistema, al vecchio IPv4, al nuovo, avrà in tempi lunghi e sarà a cura dei gestori di Internet. Questi indirizzi possono configurarsi con indirizzi statici o dinamici. Nel momento in cui tu sei collegato ad Internet, il tuo dispositivo avrà un indirizzo. Quando sconnetti il tuo dispositivo da internet, l'indirizzo IP che era assegnato a te tornerà disponibile naturalmente per un altro utente, per un altro dispositivo. Alla successiva connessione tramite il tuo dispositivo, otterrai un nuovo indirizzo IP. Potrebbe anche essere lo stesso, ma di norma è diverso. Questa tipologia di connessione è definita con connessione tramite indirizzi IP dinamici, quindi variabili. Esistono realtà in cui un indirizzo IP sarà assegnato in maniera statica, quindi definitiva, sempre uguale, anche scollegandosi e riconnettendosi alla rete. Perché? Un computer centrale, ad esempio un server di un fornitore di servizi, risiede sia sempre allo stesso luogo, e naturalmente rimane sempre connesso ad internet e logicamente la naturale conseguenza sarà quella di aver assegnato un indirizzo ip permanente sostanzialmente un sito web altro esempio risiede sempre sullo stesso server di un'azienda e quindi otterrà uno stesso indirizzo ip statico in italia alcune aziende utilizzano per i propri clienti anche un'assegnazione di indirizzi IP statici. Ma come è possibile conoscere il proprio indirizzo IP? Di norma non è che ti serva, però potrebbe verificarsi la necessità di individuare qual è il proprio indirizzo IP. Indirizzo IP che, ripeto, è assegnato dal fornitore di servizi. Questo valore è individuato con il termine indirizzo pubblico. Per conoscere l'indirizzo pubblico assegnato o statico, oppure dinamico, ma statico per quella specifica connessione, puoi percorrere varie strade. Esistono dei siti che indicano tale parametro, come whatismyipaddress.com oppure speedtest.net. Utilizza questi servizi se lo vuoi conoscere e senza installare nulla sul tuo computer. In alternativa puoi infatti anche utilizzare programmi in grado di risolvere tale dubbio. Personalmente io tra i vari browser utilizzo questo in particolare Maxton che permette proprio di salire all'indirizzo IP locale e pubblico. L'indirizzo locale è quello relativo alla tua rete domestica, quindi il tuo gruppo di dispositivi collegati all'interno ad esempio della tua abitazione, mentre quello pubblico sarà quello assegnato al router dal tuo fornitore di servizi. L'indirizzo pubblico, soprattutto se statico, devi considerarlo come dato sensibile, in quanto permette l'accesso al tuo dispositivo e potenzialmente potrebbe anche mettere a rischio la sicurezza del tuo computer e quindi dei tuoi dati se non hai attivato le normali azioni di tutela della tua rete. Terminiamo questa decade di lezioni e ti rimando alla prossima per iniziarne una nuova. Ora un forte saluto, ciao a presto da Carlo e dalla prossima!